He skipped off the gunrest and looked gravely at his watcher, gathering about his legs the loose folds of his gown. The plump, shadowed face and sullen oval jowl recalled a prelate, patron of the arts in the Middle Ages. A pleasant smile broke quietly over his lips. The mockery of it, he said gaily, your absurd name, an ancient Greek. Saltò giù dalla piazzuola e guardò gravemente il suo osservatore. Raccogliendosi intorno alle gambe le pieghe volanti della vestaglia. Il nereggiante viso paffuto e la proterva mascella ovale rammentavano un prelato, protettore delle arti del medioevo. Un amabile sorriso si diffuse pacatamente sulle sue labbra. Che canzonatura! disse Gaio. Quel tuo nome assurdo, da greco antico le traduzioni di questo passo erano pressoché equivalenti e quella che ho letto, quella di De Angelis un po' più delle altre rispecchia la struttura sintattica delle frasi originali iniziando subito a leggere salto giù dalla piazzuola e guardò gravemente il suo osservatore ecco, vediamo che De Angelis come avevamo visto già in precedenza è abbastanza diligente nell'utilizzare, nel proporre degli avverbi quando effettivamente ci sono degli avverbi in inglese e visto che a Joyce gli avverbi piacciono molto in qualche modo toccherà farceli piacere anche a noi, in italiano, nel loro esubero durante il romanzo. È l'unico De Angelis, infatti, che traduce gravely con gravemente. Altri preferiscono l'aggettivo come serio. Proseguiamo, guardò gravemente il suo osservatore, raccogliendosi intorno alle gambe le pieghe volanti della vestaglia. Ecco, De Angelis rispetta anche la costruzione del periodo come in originale fa Joyce e lo fa anche Celati, ovvero dispone prima la eh, proposizione principale, quella reggente, no? guardò gravemente il suo osservatore e dopo quella subordinata, raccogliendosi intorno alle gambe le pieghe volanti della vestaglia, subordinata implicita perché è collegata con il gerundio, raccogliendosi proprio come fa Joyce Gathering. Ora, a Terrinoni invece, e non solo in questo caso, piace invertire le proposizioni, quindi mettendo per ultima la reggente e per prima la subordinata, eh, sostituendo fra l'altro il gerundio con l'infinito, quindi da raccogliendosi nel raccogliere. Ora, tutti questi possono sembrare ehm, dettagli da nostalgici dell'analisi del periodo, e probabilmente lo sono, eh, però proviamo a rileggere e riascoltare... Queste due frasi. Partiamo da quella di De Angelis che appunto rispecchia la struttura di Joyce. Saltò giù dalla piazzuola e guardò gravemente il suo osservatore raccogliendosi intorno alle gambe le pieghe volanti della vestaglia. E ora sentiamo quella di Terrinoni. Saltò giù dalla piazzuola di tiro e serio nel raccogliere intorno alle gambe le pieghe della vestaglia e libertà squadrava il suo spettatore. Ecco, possiamo vedere eh, la differenza di ritmo fra le due frasi. Poi soprattutto. Raffrontandole con quella originale che poi magari avrete modo di riascoltare. Per quanto riguarda invece la scelta delle parole, c'è anche quella suggestiva di, di Celati con i lembi fluttuanti della vestaglia rispetto a quelle più fedeli eh, degli altri due, quindi delle pieghe volanti o delle pieghe in libertà della vestaglia, eh, rispettivamente di De Angelis e Terrinoni. Ricordiamoci sempre... Dal nostro primo video, che qui abbiamo quell'aria mattutina che sta scompigliando eh, la vestaglia di Mulligan che si trova sulla torre. Nella frase successiva, il nereggiante viso paffuto e la proterva mascella ovale. Allora, se a Jai spiacciono gli avverbi, eh, non parliamo degli aggettivi allora. Eh, solo in, questa, in questo pezzo di frase ne usa quattro: eh, due per il viso eh, nella sua interezza e due per il dettaglio inferiore. La, la mascella, la mandibola. Divertiamoci un po' a leggere per capire quali aggettivi hanno scelto i traduttori, poi ognuno chiaramente si farà le proprie preferenze. No? Allora, per questo viso di Mulligan soffermiamoci intanto su plump, un aggettivo che ritorna, perché ne avevamo già parlato nel primo video, è quello dell'incipit del romanzo. De Angelis e Terrinoni fra l'altro conservano la traduzione che avevano utilizzato precedentemente, proprio nell'incipit. Paffuto per De Angelis, pingue per Terrinoni. Solo Celati eh, tradisce se stesso per dire così. Il grassoccio con cui aveva tradotto il plump dall'Incipit diventa adesso pasciuto. Poi il secondo aggettivo è quel shadowed, mh, ben risolto secondo me da Terrinoni con adombrato, che ha più carattere penso del nereggiante di De Angelis o di Celati col suo conzone d'ombra. Passiamo giù adesso, no? alla mascella, o alla mandibola, o alle guance, perché poi tanti sono i possibili riferimenti anatomici del termine che ha utilizzato Joyce, jowl. Però una cosa è certa: che guancia, mandibola, mascella che sia, ehm, sono tutti d'accordo i traduttori nel definirla ovale. Mentre poi l'aggettivo salen, terrinoni, lo traduce con arcigna, celati con aggrondata. De Angelis con Proterva. Adesso cosa comportano tutte queste premesse descrittive? Una rassomiglianza, infatti leggiamo che rammentavano un prelato protettore delle arti del Medioevo. Ora, intanto, secondo molti, stiamo ehm, tornando nel monologo interiore: eh, nel senso che questa somiglianza di Mulligan con un prelato protettore delle arti del Medioevo, o come sintetizza Terinoni, un mecenate medievale sarebbe elaborata ed espressa eh, direttamente da Daedalus, dalla mente di Daedalus, il quale, a differenza di come farebbe il narratore, tace eh, l'identità di questo prelato somigliante. Ma magari chissà, solo per dimenticanza del nome, io almeno ho provato anche a leggerla così, un po' come quando si dice quella persona mi ricorda qualcuno e nel nostro cervello la, la costruzione dell'immagine precede appunto. La certificazione dell'identità di quel qualcuno. Ovviamente non mancano le, le supposizioni, le attribuzioni di questa somiglianza, fra cui poi una molto quotata è quella di Papa Alessandro VI di Borgia, non solo per la fisionomia paffuta, che poi a dire il vero è comune a tanti papi, ma più che altro per la rinomata attività di mecenatismo a Roma, eh, nello stesso tempo però anche un papa noto per la dissolutezza, per il nepotismo. Ricordiamo anche essere il padre di Lucrezia Borgia. Si potrebbe anche obiettare che in Ulisse si parla di un prelato medievale, e non rinascimentale, eh, quale Alessandro VI. Però, poiché aveva operato proprio a cavallo fra il 400 e il 500, gli si può concedere di essere considerato anche per un pelo ancora medievale, oltre che rinascimentale allo stesso tempo. Ma comunque non è questa la sede per accanirsi in indagini su un nome che alla fine Joyce ha comunque preferito tacere, e in ogni caso non è un riferimento che deve rimanere inosservato o sottovalutato. Anzi, sembra proprio che Joyce da giovane, quindi Daedalus, provasse quel senso di disapprovazione, di disagio verso il disinvolto amico Gogarty, a cui ricordiamo essere ispirato Mulligan: dall'aspetto florido, dall'atteggiamento spudorato, e che per aver accolto presso di sé nella torre ecco poi il senso del mecenate, magari il promettente. Joyce Daedalus lo costringe poi ad essere non solo spettatore ma anche bersaglio delle proprie esuberanze, dei propri scherni. Questo lo vedremo anche in seguito. Andiamo alla, alla piccola frase successiva. Un amabile sorriso si diffuse pacatamente sulle sue labbra. Ecco che proprio in questa breve e semplice frase credo che però nelle traduzioni non ci venga restituito un, un attrito nell'accostamento delle parole originali come tante volte poi accade con Joyce che non aveva scritto che il sorriso si diffuse pacatamente come dice De Angelis oppure s'affacciò pacato come dice Terrinoni o si fece strada pacificamente come scrive Celati Joyce aveva scritto broke quietly ovvero che questo sorriso irruppe Pacatamente, sulle labbra di Mulligan. Quindi se vogliamo quasi un, un ossimoro no? fra questi termini, irrompere, invadere e poi pacatamente, tranquillamente. Ed è un contrasto sicuramente eh, voluto, non casuale, che poi non fa che sottolineare ehm, questo atteggiamento innaturale, forzato, gigionesco, se vogliamo dire, di Buck Mulligan e poi abbiamo l'ultima frase che canzonatura disse Gaglio quel tuo nome assurdo da greco antico magari suonano eh, meno antiquate le esclamazioni di Terrinoni ehm, che presa in giro o di celati che cosa ridicola rispetto al che canzonatura di, eh, di De Angelis e poi abbiamo anche Terrinoni che è l'unico eh, a tradurre rispetto agli altri due la frase, quel tuo nome assurdo da greco antico, Terino ne scrive il tuo nome assurdo un greco antico, a parte che lo fa traducendo letteralmente Joyce e poi eh, si focalizza di più proprio sul personaggio di quel nome ed è proprio sul nome di, di Steven Daedalus che poi si apre un mondo, eh, lo sappiamo di riferimenti all'antica Grecia all'elenismo eh, l'Ulisse è disseminato a partire poi dal suo stesso titolo no? omaggio, riferimento all'Odissea di Omero però proprio per non perderci in tutto questo limitiamoci per ora al nome eh, al nome da greco antico del protagonista cominciamo da Stephen in tanti Concordi ad associarlo a Santo Stefano Protomartire, il primo diacono che aiutò gli apostoli nel, nello svolgimento del ministero, no? già poco dopo la morte di Gesù. Infatti, sembra che fosse greco, un ebreo con eh, educazione ellenistica, primo ebreo della diaspora, chiaramente la, la diaspora della, del periodo romano, a convertirsi al cristianesimo. E anche Primo Martire, lapidato a Gerusalemme, in quanto molto abile nel promuovere le conversioni, e questo chiaramente alla, alla comunità ebraica non piaceva. E poi il cognome Daedalus, evidente qui la derivazione dalla mitologia greca: no? Dedalo, il prodigioso artigiano, noto almeno per un paio di invenzioni. Intanto il labirinto a Creta, dietro commissione del re Minosse, per imprigionarvi il mostro del Minotauro. E poi le ali artificiali. Per fuggire volando via dal, dal labirinto stesso. Difatti, poiché eh, l'Ateniese Teseo, tramite il trucco del figlio d'Arianna, figlia di Minosse, era riuscito a entrare nel labirinto, uccidere il minotauro, riuscire dal labirinto e poi fuggirsene con Arianna, allora sembra che Re Minosse eh, avesse punito Dedalo considerandolo magari anche complice, rinchiudendolo all'interno all del labirinto appunto, insieme al figlio Icaro. Ecco che Dedalo costruì appunto queste ali posticce usando delle piume d'uccello incollate con la cera. Dedalo riuscì nella fuga. Icaro, che invece, nonostante gli ammonimenti del padre, preso dall'ebbrezza del volo, avvicinatosi troppo al sole, che gli sciolse la cera dalle ali, cadde e precipitò in mare ecco io vorrei brevemente ehm, leggervi le ultime righe del ritratto dell'artista da giovane, il romanzo di Joyce precedente all'Ulisse eh, che avevamo già menzionato no? in quanto il protagonista è proprio l'irlandese Steven Dedalus alter ego di Joyce da giovane in procinto di partire per Parigi e abbandonare Dublino e tutto quello che poi Dublino per lui rappresentava, quindi un'Irlanda assoggettata ehm, agli inglesi L'inconcludenza della società, della famiglia, la paralisi della cultura, del cattolicesimo soprattutto, e via discorrendo. Mamma mi sta mettendo in ordine i miei vestiti nuovi di seconda mano. Adesso lei prega, dice, che io possa imparare nella mia vita, lontano da casa e dagli amici, cosa è il cuore e quello che sente. Amen. Così sia. Benvenuta, o oh vita. Vado a incontrare per la milionesima volta la realtà dell'esperienza e a forgiare nella fucina della mia anima la coscienza increata della mia razza, antico padre, antico artefice, vienimi ora e sempre in aiuto. Ora non c'è miglior sintesi di queste ultime frasi rispetto a quanto abbiamo faticosamente esposto finora intorno a, a Steven Dedalus. E comunque, noi eh, che Daedalus lo avevamo lasciato nel ritratto dell'artista da giovane con questa missione di, di emancipazione de, dell'anima, della coscienza, adesso ce lo ritroviamo fin dall'inizio dell'Ulisse di nuovo a Dublino, rassegnato, disilluso, canzonato, ancora in trappola. Ecco che ci chiediamo cosa ne è stato del, di questo suo esilio volontario, di questa, di questa sua missione. Forse la sua fuga non è andata come previsto. Forse Daedalus, Stephen, avrà fatto la stessa fine di Icarus. Questo chiaramente avremo modo di, di vederlo nelle prossime letture, ma per ora sembra di sentire um, l'inutile monito del, dell'antico padre artefice dai versi del diciassettesimo canto dell'inferno della Divina Commedia. «Ne quando Icaro, misero le reni, sentì spennar per la scaldata cera gridando il padre a lui, Mala via tieni. Ed è noto quanto Joyce amasse la Divina Commedia e quanto questa fu importante per la scrittura stessa dell'Ulisse.